Presidente, onorevoli colleghi, anche in questa occasione abbiamo ascoltato parole forti di sdegno della Presidente della Commissione europea, del Commissario Gentiloni e di altri, ma sono frasi che purtroppo nascondono una grande impotenza dell'Europa. E anche qui ho sentito parole, per carità, come non condividerle? È un tema culturale, è un tema di integrazione. Non sono ancora chiari tutti i fatti. Leggevo poco fa che in Austria un ministro contestava il comportamento di questo protagonista dell'attentato di Vienna, che avrebbe ingannato, non so ancora in quali modi, i programmi di deradicalizzazione che erano stati avviati in Austria. Perché bisogna redimere le persone, portarle da una posizione fondamentalista a un normale esercizio delle loro pratiche religiose. Tuttavia, a me ha colpito molto in questi anni che quasi sempre, non l'abbiamo ancora ben capito per ora per Vienna, tutti i protagonisti degli attentati, se ci avete fatto caso, dopo pochi minuti o poche ore c'era la loro storia, la loro biografia, dove avevano combattuto, i loro parenti in Libia, l'altro in Spagna che stava in una specie di moschea illegale. Quindi erano tutti noti e conosciuti, almeno il 90% dei protagonisti degli attentati che dal Regno Unito alla Francia alla Spagna hanno costellato il mondo di tragedie, erano stati schedati, individuati come fondamentalisti. Allora è tempo, no, di un'azione preventiva, anche di fermo, di coloro che conosciuti non possono essere lasciati liberi fino a quando non decidono di uccidere dietro l'angolo il primo che passa. È una scelta dura, ma è una scelta che forse va ipotizzata. Perché vedete, molti di questi personaggi poi finiscono uccisi. Fateci caso, nei conflitti a fuoco inevitabili che ci sono stati anche nei giorni scorsi in Francia, l'attentato di Barcellona, Amri e molti altri sono finiti uccisi. Quindi sostanzialmente hanno ucciso e hanno patito un'inevitabile piena di morte dell'azione delle forze di polizia che sono intervenute. Se li si trattenesse prima, forse la pena per loro sarebbe più lieve di quella a cui poi, diciamo, vanno incontro. Allora l'Europa si deve porre questo problema. Se si conoscono persone, fomentatori dell'odio, persone che si sono oramai inserite in un'attività non di diritto religioso, ma di radicalismo religioso che prepara stragi, forse servono norme come quelle che l'Italia democratica ha fatto negli anni del terrorismo interno. E abbiamo affrontato quegli anni con leggi speciali, con leggi che in tempi ordinari non si farebbero. E vedo che anche in Francia l'altro giorno un ministro di un paese che fa della democrazia e della libertà il proprio vanto, parlava di una Guantanamo europea. Dobbiamo anche chiarire a livello internazionale, cari colleghi, perché anche la Turchia, che è un paese che abbiamo considerato amico, che fa parte della NATO, ci deve spiegare se fiancheggia e spalleggia tentazioni fondamentaliste dalla Libia ad altri luoghi del Nord Africa e dell'Oriente o se vuol far parte addirittura dell'Europa, oltre che della NATO. Ci sono ambiguità. Vienna, un luogo peraltro simbolico, assediata alla fine del Seicento, fu uno degli scontri epici di civiltà. Poi possiamo negarlo o meno, ma c'è anche uno scontro di civiltà, di storie, che noi dobbiamo prevenire, dobbiamo disinnescare, ma non dobbiamo ignorare quello che è accaduto a Nizza, quello che è accaduto giorni fa a Parigi, un professore sgozzato, perché spiegava delle vignette, belle o brutte che fossero, ma a quale cristiano verrebbe in mente di sgozzare qualcuno se non a un pazzo criminale? Ma una persona normale non lo penserebbe mai possibile perché qualcuno dileggia la religione cattolica, eppure tante volte vediamo e leggiamo cose che non condividiamo. C'è anche una politica estera da fare, perché io sono d'accordo nella distinzione dei vari filoni e non prendiamo lezioni in quest'Aula. Ho finito, Presidente. Perché anche in Egitto, ad esempio, che a molti non piace, ad Al-Azhar, Al-Tayeb, che è l'imam di quella realtà di cultura e di religione, è uno dei più grandi nemici del fondamentalismo. Oggi l'Egitto è un baluardo contro il terrorismo. Qualcuno in Italia invece lo considera quasi un paese nemico da boicottare. Allora cominciamo a dire anche queste cose e stiamo anche attenti in Italia. Non tutti quelli che sbarcano sono terroristi, lo sappiamo bene, ma sbarcano anche dei terroristi. In Italia si processa chi blocca gli sbarchi e si dà accoglienza e protezione a chi sbarcando prepara omicidi in giro per l'Europa. E allora, se stanno sbarcando 1000 persone a Lampedusa, altre oggi, molti saranno degli sventurati da aiutare, ma dentro ci può essere anche
la mala pianta dell'odio, del radicalismo, del fondamentalismo islamico. E quindi noi chiediamo che, oltre a misure europee, l'Italia blocchi gli ingressi di clandestini. Altro che smantellamento dei decreti. Basta, basta retorica, colleghi. Siamo assediati e l'assedio impone una risposta di civiltà, ma anche di fermezza.